Allora, noi abbiamo dimostrato finora un po' di risultati sulla ricerca degli autovalori per matrici reali o complesse. In particolare abbiamo dimostrato il lemma di Schur, che ogni matrice è triangolarizzabile. Una matrice reale è triangolarizzabile a patto che i suoi autovalori siano reali con matrici reali, una matrice complessa invece è triangolarizzabile con matrici complesse. Poi abbiamo dimostrato la forma canonica di Jordan. Rimaneva cioè che ogni matrice ha forma canonica di Jordan, mi dice che io ho una matrice A, allora supponiamo che sia reale con autovalori reali, tutti reali, oppure con autovalori complessi, allora in questo caso esiste una matrice invertibile tali che m a meno 1 a m, naturalmente stiamo parlando di matrici quadrate, questa può anche essere reale, però se gli autovalori sono complessi sarò costretto a mettere in forma canonica di Jordan con matrici complesse. Anche qui esiste m, in questo caso m posso supporre che sia reale, in questo caso devo supporre che sia complesso per forza, tale che m a meno 1 a m siano della forma, allora, entrambi diciamo questa matrice la chiamiamo B, allora come è fatta B? B è fatta nello stesso modo in tutti e due i casi, soltanto che è evidente che in questo caso sarà in R n per n, in questo caso sarà in G n per n. B è fatta in questo modo, A sulla, diciamo, fuori della diagonale principale, della diagonale secondaria a tutti i zeri. Sulla diagonale principale è fatta a blocchi, queste matrici sono fatte nello stesso modo, cioè fuori dalla diagonale principale, della diagonale secondaria di ogni blocco c'è 0, sulla diagonale principale di ogni blocco c'è un singolo autovalore e sulla diagonale secondaria, quindi qua c'è il secondo autovalore, qua c'è il k-esimo autovalore e allora sulla diagonale secondaria ci sono solo elementi che valgono 0 oppure 1. Ok? Quindi su questa linea qua io non ho scritto 1, 0 perché dipende, in certi casi vale 1, in certi casi vale 0. Oh. In realtà noi abbiamo dimostrato quasi tutto. Erano rimaste fuori, se vi ricordate, due questioni. Una questione, noi avevamo trovato un sistema di generatori, se ci fate caso, noi avevamo, allora noi prendevamo il ker di A meno lambda I alla, allora, l'unione per H che va da 1 a infinito di K di A meno lambda I alla H, questo era quello che abbiamo chiamato autospazio generalizzato, K
che poi coincideva con il curve di A meno lambda I alla un certo HI, perché se vi ricordate queste dimensioni crescevano, però il delta che c'era tra una dimensione e l'altra ogni volta o era uguale o scendeva, fino a che a un certo punto per due potenze successive questa dimensione era uguale, dopodiché rimaneva uguale. Allora questo si chiama autospazio generalizzato. Autospazio generalizzato relativamente alla sua valore alla lambda. Ok? E noi là dentro abbiamo trovato un sistema di generatori di questo spazio qua. Cioè avevamo trovato dei vettori tali che, cambiando base, la matrice diventava scritta così, ok? Relativamente a quel blocco là, solo la vetta. Cioè, per meglio dire, se una matrice aveva un unico autovalore, allora cambiando base, io quella dello spazio generale, diciamo la matrice, lo scrivo per bene, noi avevamo una matrice A solo con un certo autovalore lambda I, okay? Chiamiamola C, ok? Per capirci. E allora chiamiamola C solo con autovalore lambda, per far capire che non ci stiamo collegando a questo caso qua, no? Fatto indipendentemente. Poi, allora, se V appartiene a questo spazio, lo chiamiamo, allora, l'unione per A che va da 1 a infinito del ker di C meno lambda alla H, me lo chiamo W. Poi abbiamo visto che se V appartiene a W, CV appartiene ancora a W, questo l'avevamo dimostrato, e poi quindi la moltiplicazione per C induce un operatore lineare relativa al fatto che a un certo
tanto per stare semplici, che stavamo in R, la matrice apparteneva, era reale, con autovalori reali. Lambda U, lambda K. Poi abbiamo detto che c'è il polinomio caratteristico P A di lambda, questo non è altro che lambda era meno 1 alla n per lambda meno lambda i lambda meno lambda 1 alla m1 per lambda meno lambda e k alla mk, e noi sappiamo che m1 più mk deve fare n. Questo è il polinomio caratteristico, perché il polinomio caratteristico era di grado n, c'aveva le radici, ognuno c'aveva la sua molteplicità, la somma delle molteplicità deve fare per forza n, per il teorema fondamentale dell'altro. Allora, io dico adesso, andiamo a fare un lemma. Se ho una matrice A, poi la applichiamo alla matrice A di sopra, ma e so che un certo polinomio calcolato in A è nullo e che un altro polinomio calcolato in A mi dà la matrice nulla, che P di X e Q di X sono coprimi, cioè non hanno fattori comune, non hanno fattori a comune, allora Rn, vabbè, diciamo, supponiamo sempre che la matrice sia Rn per n e questi siano polinomi a coefficienti da A. Allora, io posso dire che Rn è la somma diretta del ker di P di A, somma diretta con il ker di Q di A. Ok? Allora, cominciamo a dimostrare questo lemma. Allora, cominciamo lemma.
caso di due autovalori. Suppongo che io ho il prodotto di due polinomi. Uno è sostanzialmente un monomio elevato a una certa potenza, l'altro è un altro monomio con un'altra radice elevato a un'altra potenza. Suppongo che quando vado a fare il prodotto P di A e Q di A mi viene la radice 1. Allora voglio dimostrare che Rn si scrive come somma diretta del nucleo di questo più il nucleo di questo, ok? Che è una cosa che l'altra volta abbiamo dimostrato in parte, ma non del tutto. Perché? Dimostrazione. Allora, siccome P e Q sono coprimi, questo mi implica, tramite l'algoritmo di Euclide, avete mai sentito parlare dell'algoritmo di Euclide? Quanti di voi non lo conoscono? Seguimi soltanto perché hai sentito per quello che c'è. Allora, dopo vi dimostro anche quello. Comunque, ci sono due altri polinomi che chiamiamo A di X e B di X, polinomi. Tali che A di X, B di X, più B di X, Q di X, viene sempre 1. Ok? Quindi io moltiplico questo per un polinomio, poi faccio degli esempi. Questo per un altro polinomio e deve venire 1. Ok? Questo a cosa corrisponde? Corrisponde al fatto che quando vado a fare, allora se io prendo un vettore V, no? In Rn, quando vado a fare A di A per P di A più B di A per Q di A, prendo questa radice qua, moltiplicato V, questo deve fare V, perché 1, quando vado a fare nel calcolo matricale, corrisponde alla matrice identica. Quindi questa matrice mi deve venire I. Allora, I per V deve fare V. Ok? Quindi, io posso scrivere V, adesso faccio la moltiplicazione, qua mi viene A di A, P di A, V, più B di A, Q di A, V. Allora, questo lo chiamo V1 e questo lo chiamo V2. Allora, è evidente che V1 sta nel kernel di Q di A, che V2 sta nel kernel di P di A. Ok? Perché? Quando V1 gli applico Q di A, se vi ricordate, le matrici che sono date da polinomi calcolati in A si possono, siccome le potenze di A contano, si possono, lo scrivo qua sotto, lo scrivo là sopra, poi se vado a calcolare Q di A di V1, questo non è altro che Q di A
per ADA, per VDA di V1, ma questo lo posso per VDA, quindi lo posso scrivere anche come ADA per VDA per QDA di V1, ma il problema era che questa qua era la matrice nulla e quindi qua mi viene il vettore nullo. Quindi quando applico, qua ci mancava QDA, questo, questo applico QDA, QDA una volta vicino a V, PDA per QDA fa 0 e quindi quello che viene è 0. Ok, quindi V1 è sicuro che sta nel PR di QDA. Allo stesso modo, ragionando allo stesso modo, se qua ci metto PDA, lo porto qua, PDA per QDA V che è V2, quindi PDA V2 deve fare 0. Quindi ragionando in maniera simile. Oh, quindi cosa ho fatto? Ho scritto V come somma di due vettori che stanno uno in V, uno del curl di questo e l'altro sta qua dentro. Quindi l'ho scritto come somma. Però non basta per dire che è una somma diretta. Per dire che è una somma diretta bisogna anche che l'intersezione di questi due curl sia solo il vettore nullo. Perché questo corrisponde al fatto che la somma si può scrivere in modo unico, no? Altrimenti diciamo si possono cambiare la struttura avendo dei vettori nell'intersezione di quei due curl. Ok, però se vi ricordate, quindi a noi serve in questo caso qui, quindi non l'ho voluto complicare, se io ho se V appartiene al curl di A meno lambda 1 I alla H 1, che è il curl di PDA, A meno lambda 1 I alla H meno 1 alla H1 meno 1 V, questo appartiene al curl di A meno lambda 1 I, cioè questo apparteneva allo spazio generalizzato, ma questo andava a 0 dopo H1 passaggi. Allora, se questo vettore, allora, e supponiamo che non, diciamo, allora, V appartiene al, allora, devo dirlo meglio, supponiamo che V appartenga al curl di PDA, allora, esiste un H minore o uguale di H1, perché con A, se io faccio A meno lambda 1, A meno lambda 1 volte l'identità alla H1, è chiaro che quello sta nel curl di PDA, quello manda a 0 tutti i vettori. Però questo qua magari ci va a 0 in qualche passaggio in meno. Però ci sarà un numero H più piccolo di H1, al massimo H1, tale che A meno lambda 1 I alla H V è nullo, mentre A meno lambda 1 I alla H meno 1 V non è nullo. Ok? Cioè questo qua non era nullo in partenza, supponiamo che non sia nullo, dopo un po' di passaggi va a 0. Quanti ce ne vogliono? Al massimo H1, però ce ne potrebbero volere di meno, no? Perché se vi ricordate non sempre ci stanno gli autori che vanno a 0 in un passaggio solo, quelli che andavano a 0 in due passaggi, quelli che andavano a 0 in tre passaggi, così. Ok? Purtroppo io mi sono fregato tutto lo spazio prima della, quindi devo cancellare qualcosa, cancello qua, tanto voi ce l'avete sotto la mia lezione. Adesso
meno lambda 2 i alla potenza che vi pare a voi, alla k a v, ok? Se questo cioè io voglio far vedere che questo vettore non può stare qua dentro, cioè se sta nel ker e non è 0, se sta nel ker di PDA e non è il vettore nullo, qua dentro, diciamo, questo operatore qua elevato alla potenza che mi pare non lo può mandare a 0. Quindi se sta nel ker di PDA non sta nel ker di QDA, a meno che non sia il vettore nullo, ok? Allora proviamo a vedere, suppongo per assurdo che questo faccia il vettore nullo, per assurdo. Allora vi applico a meno lambda 1 i alla h meno 1 per a meno lambda 2 i alla k v, e siccome partivo dal vettore nullo questo mi deve dare di nuovo il vettore nullo. Però questi si possono scambiare, quindi questo cosa indica? Continuo qua. Che a meno lambda 2 i alla k per a meno lambda 1 i alla h meno 1 v, questo vettore chiamatelo w, fa di nuovo il vettore nullo, perché ho semplicemente scambiato quei due e quindi il risultato è lo stesso di prima. Ma questo qua avevamo appena detto, questo era W doppio. Allora se andate a vedere A W doppio, quando deve fare? Deve fare lambda 1 W doppio, perché siccome in un passaggio ci manca solo un passaggio per mandarlo a 0, A meno lambda 1 I applicato a W doppio va a 0, che vuol dire che A W doppio va a lambda 1 W doppio. Ma allora quando vado adesso ad applicare, e questo W doppio è diverso da 0, ma quando gli vado ad applicare questa matrice A meno lambda 2 I, A W doppio fa lambda 1 W doppio, lambda 2 I W doppio fa lambda 2 W doppio, quindi qua mi viene che 0 sarebbe uguale a lambda 1 meno lambda 2 al K per W doppio, ma questo è diverso da 0, e questo pure, questo è diverso da vettore nullo e questo è diverso da 0, e quindi abbiamo trovato una soluzione. Questo è lo stesso ragionamento che abbiamo fatto l'ultima volta, già l'ho fatto. Ok? Questo per scelta, diciamo, per costruzione era diverso dal vettore nullo. Ma questo è un autovettore, allora quando lo moltiplichi, questo un autovettore rispetto a A si moltiplica per il suo valore, che è lambda 1. Ma quando moltiplico per lambda 2 i si moltiplica per lambda 2, e quando faccio la differenza si moltiplica per lambda 1 meno lambda 2. Quante volte? K volte, perché lo devo applicare K volte. Però se questo è diverso da 0 posso trovare la potenza che mi pare, ma non mi viene mai 0. Questo era diverso dal vettore nullo e quindi otterrei che il vettore nullo è diverso, è uguale a un vettore che è diverso dal vettore nullo, e quindi questo qua è uno studio. A questo punto ho dimostrato il lemma, che purtroppo ho cancellato per finire la dimostrazione, per non andare sulla lavagna, che mi dice che se PA è questo e se QA è questo, e se vi scrivo l'enunciato del lemma qua sopra, purtroppo non ho fatto un buon uso della lavagna, ma anzi, allora, io sapevo che PA per QA veniva la matrice nulla, e sapevo che sì, e allora dove PA era questo e qua era questo, quindi allora che cosa so? So che RN era uguale al ker di PA somma diretta, perché di qua, cioè praticamente il ker di stiamo dicendo che questo viene il ker
42i elevato all'h2. Ok? Oh, finiamo prima la dimostrazione di Jordan e poi andiamo a vedere il discorso dell'algoritmo di Euclide. Perché questo ci completa la dimostrazione di Jordan? Perché adesso applicando ripetutamente questo lemma, io cosa so? So che RAN, nel caso questo qua, è uguale alla somma diretta del ker di A meno lambda I, lambda 1I alla H1, somma diretta con il ker di A meno lambda K I alla lambda K. Ok? Alla HK. Oh, allora se so questo, cosa so? O per meglio dire, che ci stava un polinomio che mandasse a zero la radice, l'abbiamo visto l'altra volta. Che questo polinomio avesse delle radici, lo sapevamo, cioè ce l'ha per forza le radici. Nel momento che io scrivo che Rn è la somma di questi, questi chi devono essere per forza le radici del polinomio caratteristico. E le dimensioni, se questi li chiamo W1 e questo lo chiamo WK, le dimensioni di WI con chi devono coincidere? Per forza con le molteplicità algebriche. HI non coincide con MI, per forza. Può essere più basso. Cioè lo posso anche mettere uguale a MI, perché nel momento in cui per una certa potenza a un certo punto questi ker si stabilizzano, quindi da HI in poi io posso usare qualunque potenza, tanto lo spazio non aumenta. Posso usare MI e otterrò il risultato di Hamilton-Cayley che il polinomio caratteristico nella matrice mi fa la matrice nulla. Poi in realtà abbiamo già detto che le potenze possono essere, in ogni radice possono essere più basse. Però la dimensione di questi spazi deve essere per forza uguale a MI. Perché? Perché questi qua, la somma di queste dimensioni deve fare n, ma la somma di ognuna di queste dimensioni non può superare la molteplicità algebrica, e la somma delle molteplicità algebriche doveva fare per lei n, per il teorema fondamentale dell'algebra. A questo punto queste dimensioni devono essere per forza MI. E quindi cosa abbiamo ottenuto? Abbiamo ottenuto quello che ci mancava l'altra volta, cioè di dimostrare che Rn era esattamente la somma degli autospazi generalizzati relativi alle radici del polinomio di Laplace. Non solo, ma quando noi andiamo a prendere, allora, se noi prendiamo
ancora più doppio I. Questo perché se io applico A meno lambda I, I alla HI ad A V, A lo porto di qua, questo fa 0 e quindi questo appartiene a W. Quindi W è uno spazio invariante. Quindi rispetto a questi spazi la mia matrice si scrive a blocchi e questi blocchi sono ciascuno esattamente della dimensione giusta, ma quei blocchi avevano un valore singolo e in quei blocchi io ho trovato, li ho ridotti a forma di Jordan. Allora che significa? Che per ridurli a forma di Jordan, nel momento in cui so che la dimensione di questi spazi è quella giusta, cioè è esattamente la molteplicità algebrica, vi ricordate quando ho fatto la dimostrazione cosa ho dimostrato? Io ho trovato una base dell'autospazio, cioè una base, un sistema di generatori dell'autospazio generalizzato. Quindi ho detto, perché prendevo una base qua, poi prendevo le immagini, poi prendevo la base supplementare, poi prendevo l'immagine tutto quanto, poi prendevo la base supplementare e così via, che quello fosse un sistema di generatori di tutto lo spazio non ci piove. Quello che era rimasto da dimostrare è che fossero indipendenti, ma siccome sono MI e la dimensione è MI, non possono non essere indipendenti, perché se in uno spazio di dimensione 7 voi avete 7 vettori che generano lo spazio, e devono essere per forza indipendenti, perché se fossero dipendenti, per avere una base potrei ridurmi e a quel punto la dimensione sarebbe inferiore, e quindi a questo punto questo ci evita il problema di dimostrare che sono indipendenti e lo devono essere per forza. Quindi era un po' tutto collegato. Quindi questo conclude questo discorso conclude la dimostrazione di Jordan. Jordan non è non è che sia una cosa complicatissima, però insomma è articolata, quindi c'ha le sue difficoltà. Dopodiché noi qua in questo risultato, ovviamente se invece parti con una matrice complessa, c'hai gli autovalori complessi, fai tutto con i blocchi complessi, no? Ti trovi le radici complesse, eccetera, eccetera. Se parti con una matrice reale e gli autovalori sono complessi, è come se fosse complessa, cioè te la devi, quando ti vai a fare i GER ti escono gli autovalori complessi e quindi te la puoi ridurre a forma canonica di Jordan, ma con matrici complesse, perché qua gli autovalori devono essere complessi. Quindi se la matrice è reale ma gli autovalori sono complessi, è come se fosse complessa. Se la matrice è reale e gli autovalori sono reali, te la puoi cavare per ridurre a forma canonica di Jordan con solo matrici reali. Poi se vi ricordate, quando io andavo a fare queste potenze H1, HK, questo giusto per promemoria, chi erano questi H1, cioè quali sono i valori più bassi che io posso scegliere per H1 HK, quelli che mi daranno quello che si chiama il polinomio minimo che si annulla in A. Se vi ricordate erano pari alla, per esempio, H1 è pari alla lunghezza più lunga, diciamo della catena più lunga di Jordan. Cioè, vi ricordate come era fatto Jordan, no? C'era qua, c'era qua, c'era qua, e poi queste erano le catene di Jordan. Anzi, facciamolo con i punti, si capisce meglio. C'avevo. Allora, questi era una base di quelli che vanno, diciamo, che vanno a zero, erano tre vettori indipendenti, che vanno a zero in tre passaggi ma non vanno a zero in due passaggi. Queste erano le immagini che vanno a zero in due passaggi ma non vanno a zero in un passaggio, e questo era un altro vettore indipendente che andava a zero in due passaggi ma non in un passaggio. Poi queste erano le immagini di questi che vanno a zero in un passaggio, quindi sono autovalori, ma lo spazio degli autovalori, questa era la base supplementare che era più grande e quindi ce ne stava uno in più. Allora, quanti sono, quant'è la dimensione dello spazio in tutto? 3, 4, 7, 5 fa 12. Però qual è la catena di Jordan più lunga? Se vi ricordate, noi i vettori di Jordan li andavamo a ordinare così per ottenere la nostra matrice,
segmenti verticali. Quindi al massimo queste sono lunghe 3, e quindi vuol dire che là quella potenza H1, se questa è la situazione per il valore lambda 1, sarà pari a 3. Quindi bastano, perché bastano 3 passaggi per mandare a 0 tutti i vettori, almeno per mandare a 0 una base dello spazio e quindi tutti quanti i vettori. È chiaro? E va bene, quindi questo, vabbè, è chiaro che è una pezza, quindi dovete andare a trovare dove dovete metterla, ma insomma non è rimasto nulla fuori, quindi abbiamo completato la dimostrazione di gioco. Adesso, giusto per farvi capire, era rimasto fuori un argomento concettuale. L'argomento concettuale era questo: se io ho due polinomi, faccio prima un esempio, se ho due polinomi di una variabile, per esempio x quadro più 1, chi sono le radici di questo polinomio? Più o meno y. Poi mettiamo x più 3, anzi x meno 3. Questo qua è un altro polinomio, c'è la radice 3, quindi questi non hanno radici in comune, ok? Tra i polinomi esiste la divisione di un fine. Allora faccio x quadro più fratto x meno 3. Ok? Allora, quant'è x? Allora qua c'è meno x quadro più 3x. Faccio la somma, fa 3x più 1. 3x fratto 3x fratto x fa 3. Qua viene meno 3x più 9 e mi viene il resto 10, cioè sarebbe a dire x quadro più 1 è uguale a x meno 3 per x più 3 più 10. Ok? In questo caso è evidente, se io porto questo dall'altra parte e questo viene uguale a 10. Ma doveva venire uguale a 1 e dividere per 10 qua. Ok, x quadro più 1 per un decimo meno x meno 3 per x più 3 più x meno 3 per meno x meno 3 decimi fa 1. Chiaro? O la stessa cosa funziona se non arrivo subito a 1, per esempio se questo fosse 1 di grado 3 e 1 di grado 2, quando vado a fare la divisione ho grado 1, il resto è di grado 1. A quel punto io devo fare delle ulteriori divisioni per arrivare a quella espressione là. Se lo devo fare con i polinomi, l'esempio si rende un po' più difficoltoso, lo faccio vedere con i numeri, tanto il concetto è esattamente lo stesso, perché l'algoritmo, che è la divisione di Euclide, funziona esattamente allo stesso modo. È diversa perché quella è fatta, la divisione è fatta con la regola di Ruffini, mentre nei numeri la divisione è usuale, però il concetto e lo sviluppo è esattamente lo stesso. Allora supponiamo di voler fare il massimo comune divisore tra 113 e 35. In realtà io so benissimo che questi non hanno divisori comuni, questi qua sono coprimi, perché questo è 5 per 7, anzi facciamo 117, che non è divisibile né per 5 ovviamente, manco per 7, perché qua avanza 47 e 7 e 47 non ci sta un diavolo. Ok? Allora facciamo 117 e 35, anche perché questo è più facile da fattorizzare, no? Questo qua è sicuramente divisibile per 3, anzi questo è 9 per 13, questo è 9 per 13, questo è 5 per 7, ok? Allora cominciamo a fare la divisione. Allora qua abbiamo che è 3 per 35 fa 100,
per 5 resta il 12, o se preferite 3 per 5 15, 17, 12 e 2 porto 1, 3 per 3 9, 1 10 e 12. Ok? Quindi cosa ho scritto? Cosa posso scrivere? Posso scrivere che 117 è uguale a 35 per 3 più 12. Per meglio dire, posso scrivere che 117 è uguale a meno 35 per 3 è uguale a 12. Va bene fino a qui? Adesso vado a fare 35 diviso 12. Allora, qua mi viene 2, 24 a 35 fa 11. Quindi io posso scrivere che 35 è uguale a 2 per 12 più 11. Ok? Ma io posso anche scrivere così, che 2 per 12 è uguale a 35 meno 11. Allora, prendete quella di sopra e moltiplicatela per 2. Allora voi avete 2 per 117 meno 6 per 35 uguale 2 per 12. Ma sotto potete sostituire 2 per 12 che fa 35 meno 11. Allora portate il 35 di là e trovate che 2 per 117 meno 7 per 35 deve fare meno 11. Cambiando di segno viene così. Facciamo la prova, che uno dice fatti passaggi troppo in fretta. 7 per 35 fa 245, 2 per 117 fa 234, 245 meno 234 fa 11. Ma ho finito? No, perché io posso ancora proseguire. Allora 12 diviso 11 fa 1 con il resto di 1. Che significa? Che 11 è uguale a 12 meno 1. Allora, che cosa vuol dire? Vuol dire che 2 per 11 è uguale a 2 per 12 meno 1. Ah, scusate, sbagliato. 11 è uguale a 12 meno 1, cioè posso anche scrivere 1 è uguale a 12 meno 11. Ma 12 era uguale a questo e 11 era uguale a questo. Adesso, facendo la differenza, questo meno questo, ottengo che 1 è uguale 117 per 1 meno 117 per meno 2 fa 117 per 3. 35 per meno 3 meno 35 per 7 fa 35 per meno 10, quindi meno 35 per 10. E come vedete funziona, perché 3 per 117 fa 351, 35 per 10 fa 350 e la differenza fa 1. Questo si chiama algoritmo di Euclide, cioè quando i numeri sono coprimi o quando i polinomi sono coprimi, quando io faccio queste divisioni ripetute, alla fine si arriva a questo punto. Perché? Perché se ci avete fatto caso, ogni volta che io ho un resto, questo resto si può esprimere come combinazione lineare dei due. Ma facciamo un esempio, supponiamo che questi avessero in comune il fattore 3, no? E quando arrivo a esprimere 3 come combinazione lineare di questi due, e quando vado a dividere per 3, siccome quelli c'erano in comune, il resto mi verrà 0. Quindi l'ultimo resto prima che arriva, che adesso se vado a dividere 11 per 1 viene 11 con il resto 0.
Quindi l'ultimo resto, prima che la divisione venga esatta, è un divisore, per il ragionamento che abbiamo fatto, di tutti e due. Ma è facilissimo mostrare che il massimo comune divisore, siccome qua erano coprimi, il massimo comune divisore è 1, quindi io qua devo arrivare a 1. E tramite questi ragionamenti 1 lo posso esprimere come una combinazione lineare. In questo caso di numeri, in quell'altro caso otterrò polinomi, quindi ci sarà, io ho p di x e q di x che sono coprimi, otterrò altri due polinomi a di x e b di x, tale che a di x per p di x più b di x per q di x deve fare 1. Ok? Anche lì si arriverà adesso la costante, che però significa 1, no? Tipico per il reciproco e sta cosa. Ok, quindi questa era una dimostrazione carina, perché in una sola, un colpo solo, risolveva tutti e due i problemi che ci avevamo fatto. Ok, allora con questo abbiamo concluso questa parte. Allora, questa parte, vi ricordo, il lemma di Schur serviva a dimostrare il teorema spettrale. Il lemma di Schur ci dava anche in qualche modo metodo per trovare. Allora, se vi ricordate come si trovavano i metodi effettivi per il calcolo degli anovalori, nel caso delle matrici simmetriche reali, noi l'avevamo visto, applicando la matrice tante volte e normalizzando, si andava a trovare la coppia autovettore-autovalore relativa all'autovalore di massimo modulo. Questo funziona pure con le matrici complesse. Poi magari ci torneremo per capire in maniera esatta. Questo funziona pure con la matrice complessa. Tuttavia, se vi ricordate, quando facevamo il lemma di Schur, no? A quel punto, una volta trovato l'autovalore di massimo modulo, e una volta che qua tu prendi quell'autovalore, l'autovettore di massimo modulo, e la dovettura relativa all'autovalore, la matrice ti diventa fatta così, diciamo, tu ti riduci a dover riapplicare il lemma di Schur a questa nuova matrice. L'unica cosa che ti può accadere è che, seppure parte da una matrice reale, questa matrice ti debba venire complessa. Se però gli autovalori sono tutti reali, questa matrice verrà reale. Ok? Allora, riapplicando Schur qua dentro, come si fa? Con il metodo delle potenze ti trovi per questa matrice l'autovalore di massimo modulo e così via, vai avanti così. Quindi questa può essere una strategia per andare a trovare, per andare a triangolare la matrice secondo il lemma di Schur. Già abbiamo visto che si può fare, e questo l'abbiamo dimostrato a questo tempo, però questa può essere effettivamente una strategia pratica per quanto riguarda il calcolo effettivo degli autovalori. Quindi praticamente, quando tu trovi la prima matrice, ignori questa riga e ti passa la matrice n-1 per n-1 e vai a rifare il numero. Okay. Poi ci sono altre strategie che funzionano, a volte funzionano più velocemente, però diciamo che in generale rimane il fatto che se gli autovalori sono reali, cos'è che differenzia in linea di massima la difficoltà di trovare gli autovalori di una matrice che abbia autovalori solo reali, di trovare gli autovalori di una matrice che abbia autovalori complessi? Se io prendo una matrice che ha autovalori solo reali, gli autovalori
sani net. Quindi una volta che io ho capito qual è il massimo del modulo degli autovalori, questi qua saranno tra meno m ed m. Ok? Quindi io col metodo di bisezione posso andarmi a raccangiare le varie radici. Una volta che ho capito che qua dentro ci sta la radice, io col metodo, anche, ci sono metodi migliori, ma insomma anche il metodo di bisezione è un metodo che la cui precisione cresce esponenzialmente, cioè non ci vogliono tanti tentativi per avere un, cioè ogni tentativo la metodo di bisezione sarebbe l'applicazione del teorema degli zeri. Io so che qua dentro poniamo c'è uno zero, spacco a metà, vado a vedere dove è cambiato il disegno, mi sposto da quella parte. E quindi applicando più volte io, diciamo, anche un algoritmo rosso di questo tipo, in realtà è un algoritmo molto molto veloce. Quando invece gli autovalori sono complessi, gli autovalori non sono ordinati, sono distribuiti nel piano complesso. Tutt'al più, se la matrice fosse reale, sappiamo che se c'è un autovalore ci deve stare complicato. Ma una volta pure che ho trovato che l'autovalore sta qua, poi andare a dire dove stanno gli altri, pure ho trovato quello di massimo modulo, qua, questo qua, diciamo quello più lontano dall'origine, l'origine sta qua, allora questa è l'origine e questo è l'autovalore di massimo modulo. E andare a capire dove stanno gli altri mica è immediato, perché io non è che ho un ordine che posso dire. Chiaro? Quindi questo è quello che in generale fa da differenza. Tanto è vero, vediamo un po' prima che ore sono, magari facciamo una piccola pausa, perché facciamo tutto la...